Grazie signori, buongiorno, grazie e benvenuti all'inaugurazione del nuovo Palazzo delle Federazioni del CONI a Milano. Iniziamo subito con il taglio fatidico, il rituale taglio del nastro, il ministro, il presidente del CONI, il sindaco Moratti, il presidente della regione Formigoni, il presidente della provincia di Milano Podestà, il segretario generale del CONI Pagnozzi e monsignor Pagani, tutti vostri. Guardate in atto, sindaco, Milano vede nello sport un elemento fondamentale per la qualità della vita. Noi abbiamo, come è stato detto, grandi campioni, grandi società sportive. Saluto Adriano Gagliani, che ovviamente rappresenta una fiore all'occhiello della nostra città, anche se io lo dico, sono di fede interista, non posso non dirlo anche in questa sede, sennò poi. Siamo altrettanto consapevoli che i grandi campioni, le grandi società sportive nascono da un impegno quotidiano, da una passione che deve partire anche dalle associazioni dilettantesche, dallo sport di base, dallo sport per, prevede il, si chiama gioco sport, quindi prevede un ampliamento dell'attività sportiva, dell'attività motoria, a me piace più chiamarla sportiva, nelle scuole, quindi 1600 classi che partecipano a queste attività e le abbiamo rafforzate nell'ultimo anno e continueremo a rafforzarle. Prevede non solo la ristrutturazione delle palestre, ma prevede anche la messa, diciamo, una ristrutturazione che mette le palestre in condizione di essere indipendenti dagli edifici scolastici e quindi fruibili anche ai cittadini in orario, appunto, nel quale non sono le scuole presenti. E questo è importante perché allarga la possibilità di partecipare ad attività sportive nella nostra città. E da ultimo ricordo anche l'accordo tra il CONI Milano ed Expo, che prevede la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi. L'anno scorso l'impianto di 25 aprile, quest'anno stiamo decidendo, abbiamo un paio di impianti in valutazione, quindi stiamo decidendo per avvicinarci all'appuntamento del 2015 con le carte assolutamente in regola per poter attrarre anche in quell'occasione grandi manifestazioni sportive. Io credo che questo è una delle opportunità che noi possiamo offrire al mondo dello sport, perché in quel momento Milano sarà il palcoscenico del mondo. Grazie.